Ho notato su alcuni forum che qualcuno inizia a postare fotografie di immagini fatte con i droni in cui è ben evidente anche la Via Lattea, quindi immagini notturne. E qualcuno sta chiedendo com'è possibile, ma non è possibile farlo con il drone. Invece è possibile adottando qualche tecnica che ci prendiamo in prestito da chi fa astrofotografia. Lo so che state tutti quanti aspettando di vedere come funziona il DJI Avata, magari non tutti, ma del resto molti hanno acquistato da poco il DJI Mini 3 e vogliono ancora scoprire le sue funzionalità. In particolare il DJI Mini 3, proprio per fare delle fotografie notturne, ha degli ISO molto alti, fino a 6400 ISO, che è vero che introduce un po' di rumore all'interno della fotografia, ma ci permette di far entrare molta più luce diciamo sull'obiettivo. E anche l'apertura del diaframma portata ad un massimo di 2 secondi ci permette di far entrare appunto molta più luce. Non sarà certo come il Mavic Pro, che poteva arrivare fino ai 6-8 secondi, ma sicuramente qualche immagine si può fare, soprattutto se queste immagini dello stesso soggetto con le stesse impostazioni vengono sovrapposte una sull'altra e passate ad un software che fa appunto delle operazioni matematiche. Queste immagini vengono molto migliori o esaltano ancora di più ciò che l'occhio umano non riesce a vedere. Ed è proprio questo che fanno i software di astrofotografia. In particolare ne utilizzeremo uno che non è nato proprio per l'astrofotografia, ma che è nato per chi vuole fare fotografie notturne in cui sia ben evidente la Via Lattea. Perché normalmente in astrofotografia si utilizza un altro sistema, che è quello di muovere la camera alla stessa velocità di come si muove la Terra e quindi non avere quella scia che si ha quando si fotografano le stelle e si tiene l'otturatore aperto per molto tempo. E quindi, cari amici, come vi dicevo, serve un posto veramente molto buio, difficile da trovare in città, ma qui sono molto fuori dalla città. Addirittura, guardate, sono all'ingresso di un cimitero dove ci sta solamente questa piccola luce, eccola qua, solo questo piccolo lampione e qualcuno un pochino più in fondo. E per il resto il cielo è veramente buio. In questa zona abbiamo un bel cielo, veramente si vedono molte stelle. Non si riesce a vedere tantissimo la Via Lattea, ma si riesce comunque a individuare in qualche modo, anche ad occhio, direttamente ad occhio, senza bisogno di lunghe esposizioni. Vediamo come vengono le immagini effettuate con il drone. E dunque la tecnica è semplicemente questa: bisogna ovviamente far partire il drone, inquadrare un posto piuttosto buio, in particolare se si riesce ad osservare, già la Via Lattea, vengono delle immagini molto più belle se si inquadra la Via Lattea. Sollevare la camera di 15-20 gradi all'incirca in modo che si possa vedere in basso, l'orizzonte e più in alto tutto il cielo. E scattare con il drone fermo, scattare 4, 5, 6, 7 immagini di continuo, una dopo l'altra, sempre con le stesse impostazioni. Le impostazioni, come avete visto, sono a 6400 ISO e 2 secondi, che è il massimo possibile per il DJI Mini 3. Vi ricordo, è meglio avere sia la registrazione dei JPEG che dei RAW, perché ovviamente con i RAW si hanno delle possibilità in più in fase di elaborazione grafica. Una volta che si ritornerà a casa, bisognerà creare 4-5 fotografie completamente nere, quindi mettendo una superficie nera davanti all'obiettivo e altre 4-5 fotografie inquadrando qualcosa di veramente luminoso e con una luminosità uniforme. Queste operazioni servono quella scura per far sì che il software possa rimuovere dalle fotografie più nere
i pixel morti, i pixel bruciati, e non confonderli con le stelle, mentre invece le cosiddette flat, bianche, piatte fotografie servono per non avere l'effetto vignettatura che si ha solitamente con obiettivi grandangolari. Io ho provato a fare delle fotografie scure, ma ahimè sono venute molto male, quindi non le ho più utilizzate all'interno del software. Una volta scaricate tutte le immagini sul PC, utilizzeremo il software Sequator, che ci permetterà di fare un cosiddetto stacking delle immagini. Quindi andremo a selezionare le immagini delle stelle, che sono quelle che ci servono appunto, tutte quelle uguali, e le selezioneremo cliccando su Star Images. Poi andremo a selezionare le noise images, che sono quelle, sperando che siano venute bene, quelle completamente nere, e selezioneremo le vignetting images, che sono quelle bianche, quelle completamente bianche. Una volta selezionate, potremo iniziare a fare il tipo di, a scegliere il tipo di composizione. Ecco, questa è l'immagine base che noi vediamo. Selezioneremo la scritta output per inserire il nome del file che verrà scritto al termine dell'elaborazione. Possiamo finalmente iniziare con la composizione. Se avete, come vi avevo consigliato, sia cielo che terreno, cliccate su Composition e selezionate Freeze Ground in basso. A quel punto dovete, selezionando su Sky Region, dovete indicare al programma qual è il cielo. Quindi con il mouse vi accorgerete che diventa come un pennello. A questo punto iniziate a disegnare piano piano tutta la parte del cielo, facendo sì che la parte non selezionata sia quella del terreno, che vedrete sarà semplicemente riempita da delle piccole righe sottili. Dipingete quindi tutto il cielo senza lasciare le lacune, arrivate fino a qualche millimetro sopra al terreno. Auto Brightness serve a regolare automaticamente la luminosità della scena e dovrebbe lavorare in alternativa alla funzione che si ha più sotto, che è quella HDR. In realtà io l'ho provata anche insieme, qualcosina di meglio si riusciva ad avere. Quindi subito sotto c'è la funzione High Dynamic Range, che permette di mantenere tutti i pixel in una gamma abbastanza accettabile, però con alcune fotografie può generare un finale con un basso contrasto e poco luminoso rispetto a quello che si ha con Auto Brightness. Insomma, bisogna fare un po' di test. Reduce Distortion Effect permette di recuperare o addirittura eliminare l'effetto di deformazione agli angoli creati dai grandangolari molto grandi, in particolare se poi si utilizzano le immagini flat che vi ho consigliato di fare, quindi quelle bianche. Reduce Light Pollution serve a ridurre l'inquinamento luminoso, però va usato con moltissima cautela, quindi anche in questo caso fate dei test. Per la prima volta provate a mettere off. Poi ci sta Enhance Starlight, che serve ad esaltare la luce delle stelle rispetto a tutto il resto. Attivatela e portatela al massimo. La funzione Merge 4 Pixel è da lasciare in off, così come time lapse. Color Space va benissimo in sRGB. A quel punto cliccate su Elaborazione. Effettuate tutti i test che volete, sia con i file DNG, quelli RAW del DJI Mini 3, che anche con i JPEG, e poi decidete qual è il risultato migliore. Potete anche sommare, quindi riutilizzare lo stesso software per delle immagini già preelaborate e per migliorare ancora di più il risultato. A quel punto potete prendere l'immagine, diciamo l'output che è in punto TIFF, e utilizzarlo con camera
Camera Draw, con qualsiasi software che utilizzate per l'elaborazione grafica, ed esaltare ancora di più i colori, o togliere, mettere un pochino di blur per renderlo un pochino meno rumoroso. Insomma, potete continuare con le elaborazioni fin quanto volete, fino a che non esalterete la Via Lattea che tanto desiderate vedere sulle immagini del vostro DJI Mini 3 Pro. Certamente non sono le stesse immagini che si possono ottenere con una reflex, questo è chiaro. Con la reflex ci si può spingere anche a molti più secondi, e poi hanno delle camere CCD molto migliori, ma è comunque un bel risultato e simpatico da mostrare agli amici. Probabilmente non si può stampare perché è molto rumoroso, ma vederlo sul smartphone è comunque un bel risultato. Ci vedremo al prossimo video, spero con il DJI Avata. Ciao a tutti quanti!